dal pavimento al controsoffitto, dalle casse automatiche agli scaffali, alle nuove luci e frigoriferi per un risparmio energetico. Ha coinciso con il passaggio del Giro d'Italia targato Conad la riapertura del supermercato di San Lazzaro a Fano, che dopo qualche settimana di lavori si è presentato ai clienti completamente rinnovato. Noi abbiamo iniziato 22 anni fa ed era una sfida, però giorno per giorno siamo andati avanti e abbiamo ottenuto dei risultati fantastici, quindi è solo ed esclusivamente un successo, perché queste persone, questi clienti sono fantastici, non c'ho nulla da dire perché sono delle persone speciali, sono veramente come se fossero arrivati tanti parenti per fare una super mega festa, perché poi oggi è una festa. A rimanere invariata è solo la squadra al lavoro e nei primi giorni di chiusura i 30 dipendenti hanno avuto l'occasione di seguire dei corsi di formazione per offrire sempre di più un servizio migliore. Abbiamo approfittato per fare un corso di aggiornamento su alcuni temi importanti come l'accoglienza al cliente, l'approccio verso certe situazioni, il rapporto fondamentale tra i colleghi di lavoro, tra i capi reparto, tra i soci, cioè abbiamo cercato di esaltare proprio il lavoro di squadra e naturalmente i risultati si sono subito visti perché, come dicevo prima, questo lavoro che abbiamo fatto insieme è stato frutto anche di quelle indicazioni, di quel sollecitare, di quello spingere in quella direzione. Inoltre, in occasione dell'iniziativa nazionale Il Grande Viaggio Insieme, si sono svolti cooking show e degustazioni in tutti i punti vendita locali. Oggi alle 19 è iniziato il concerto gratuito diretto dal maestro Beppe Vessicchio dei solisti del Sesto Armonico che replicheranno domani mattina alle 11 alla cooperativa Tre Ponti in zona Chiaruccia. Alle 16 poi tutti allo Sport Park che ospiterà le attività sportive promosse dal comitato WISP di Pesaro e Urbino. Si partirà da un torneo di bowling riservato ai ragazzi con disabilità, laboratori per bambini, pattinaggio e spada laser. Alle 17 invece si alterneranno esibizioni di taekwondo, pizzica e zumba per tutti. Sorrise.